Secondo i dati del Ministero della Salute continuano a crescere i contagi di Covid. Oggi sono stati infatti 11.555 su 574.812 tamponi processati, mentre le vittime sono 49. La percentuale dei positivi sale così al 2%, mentre le terapie intensive restano stabili a 512. Intanto dall'OMS arriva l'ennesimo monito. Oltre 500.000 persone potrebbero morire in Europa per complicanze riconducibili al coronavirus entro marzo, a causa della scarsa copertura vaccinale della popolazione e delle maggiori trasmissibilità della variante Delta. Di Maio: tutte le accelerazioni su terze dosi e misure che possano cautelare rispetto al Natale le adotteremo tutte. Il ministro degli esteri intervenuto al Festival delle Religioni ha assicurato: noi ce la metteremo tutta per costruire un paese che in quel periodo possa rimanere aperto, perché il punto fondamentale è che l'alternativa a Green Pass e vaccini è chiudere, e noi non vogliamo arrivare a questo. Andrea Costa: la prossima settimana potrebbero arrivare decisioni su obbligatorietà della terza dose per alcune categorie e modifiche delle certificazioni verde. Il sottosegretario alla salute è poi tornato sui booster a 5 mesi e ha chiarito: se le evidenze scientifiche ci diranno che è meglio anticipare di un mese, ci faremo trovare pronti. Costa, intervistato a Sky TG24, si è espresso anche sulle misure per i non immunizzati. Credo non sia giusto per chi si è vaccinato continui a subire ulteriori misure restrittive.